Io naturalmente volevo aprire la giornata ricordando la nostra amica Serenella. Ringrazio Marco che ha voluto condividere anche una sua fotografia e apriremo anzi la giornata proprio con un suo ricordo pensando a lei, grazie a Sabrina che è relatrice anche all'interno di questo panel. Diciamo, questo è un fattore ovviamente di particolare tristezza, mi viene da dire anche però come dire, di stimolo a lavorare, a continuare a lavorare anche sulla scia di Serenella e quindi anche di tutte le colleghe e i colleghi che con lei hanno lavorato. E di chi l'ha conosciuta anche solo marginalmente, io per esempio appunto l'ho conosciuta attraverso Aigu e ci siamo incontrate nei vari incontri, nei vari momenti di lavoro dei congressi e diciamo appunto lo vedo proprio come stimolo per continuare anche sui lavori che lei ha attivato e su quello che in qualche modo ci ha proposto come stimolo. E lascerò poi appunto subito la parola anche a Sabrina, che gentilmente si è proposta di dare anche un ricordo di Serenella, oltre che di presentare la loro relazione. Mi permetto di rubare solo un attimo, proprio per indicare come organizzeremo la giornata d'incontro. Appunto, le relatrici siamo in cinque a intervenire. Marco Corinti sarà il nostro discussant e abbiamo pensato di organizzare questa sessione focalizzando l'elemento della valutazione di genere. Incardinato, diciamo, nel benessere e in tutte quelle dinamiche di crescita personale e del territorio. In particolare rispetto al territorio, allo sviluppo, quello che può essere anche un benessere di tipo ambientale, che in qualche modo non è soltanto una moda, ma è un'esigenza sempre più forte. E appunto Sabrina e poi Catina ci parleranno di questo aspetto, in particolare anche focalizzandosi su quelle che sono le dinamiche di antropizzazione delle zone fluviali e l'apporto delle donne in questa direzione. Poi ci focalizzeremo sul tema del ruolo delle donne e della posizione delle donne anche in tutte le dinamiche sociali del lavoro, dico sociali perché faremo anche un excursus sulla violenza di genere, quindi sulla ricerca sociale relativa a questo tema che appunto la pandemia, ahimè, ha anche messo in evidenza, e poi sul lavoro, quindi come smart working e welfare aziendale non solo, appunto come agiscono anche proprio appunto rispetto alla dimensione di genere. Questo è un po' il quadro in generale. Appunto siamo cinque relazioni, abbiamo diviso in due ambiti e appunto il nostro discussant gentilmente così ci aprirà e poi chiuderà ciascuna delle sessioni. Appunto, dando in qualche modo appunto la sua visione. Come sapete, appunto, se riusciamo a stare nei 10-15 minuti di ogni relazione, vi ringrazio, così riusciamo a stare nei tempi e eventualmente anche a fare un po' di discussione. Quindi, io do subito la parola a Marco in modo poi da poter
diciamo, aprire con Sabrina e anche con un ricordo della nostra sorella. Grazie. Grazie Grazie. Monica, devo dire che c'è una certa emozione perché come appunto ricordava anche Gabriele Tomei del gruppo di parità di genere dell'AIPU, Serenella ha dato un suo contributo tanto che anche in questa sessione ringrazio a nome di tutti Sabrina per essersi impegnata a presentare il lavoro fatto a doppia firma. Il mio contributo è molto misero, è quello di soltanto cercare di aiutare nella lettura della valutazione di genere a supporto appunto della crescita e di uno sviluppo armonico. L'ho già detto Monica, abbiamo due sessioni, ecco, iniziamo, introduciamo le cinque relazioni, in particolare con un primo gruppo composto appunto da lavori di Sabrina Spagnolo e di Catina Palotta, Catina che peraltro condivide il coordinamento del gruppo insieme a Monica. I due interventi sono molto interessanti perché, almeno per me, sono stati molto interessanti leggerli, perché rappresentano un rapporto sulle donne, l'ecologia e l'ambiente, con un'accezione molto particolare, come appunto è stato sottolineato già da Monica, e cioè appunto la crescita e il benessere dell'ambiente. Allora, andandomi a guardare, preparandomi un pochino per questo incontro, ho visto che un'importante indagine internazionale promossa dal Nature Climate Change ha certificato che le donne sono molto più protettive nei confronti dell'ambiente rispetto agli uomini in tutte le parti del mondo. C'è però una condizione. La condizione è che le donne siano coinvolte in questa protezione. Ecco, io credo che le due relazioni che andremo ad ascoltare ci presentino i modi di coinvolgimento e il rapporto del genere femminile, in particolare allo sviluppo dell'ambiente, allo sviluppo armonico dell'ambiente. Entrambe le relazioni hanno una particolarità, hanno a che fare con l'acqua, altro elemento sicuramente naturale, non femminile o maschile, questo non è da rilevare, ma hanno a che fare con l'acqua e in particolare il fiume, che è un elemento, come dire, territoriale e geografico molto importante, e questo ce lo racconterà. Allora, direi che riprenderò la parola al termine della seconda relazione per stimolare appunto un confronto e qualche elemento di ulteriore specificazione. Direi a Sabrina Spagnolo, se vuole appunto avviare la sua telecamera, non ti vediamo benissimo, adesso meglio. So che abbiamo già detto che è molto importante questa tua presenza qui. Ti chiederei appunto di dedicare anche la tua relazione, ancora la tua relazione a Serenella. La parola a te. Vi ringrazio, buon pomeriggio a tutti. Sicuramente Serenella sarebbe stata molto contenta di questa attenzione e questo affetto dimostrato nei suoi confronti dal live e in particolar modo dal gruppo delle pari opportunità. E Serenella, sapete, lei è sociologa, poi è diventata metodologa delle scienze sociali con il dottorato. È lei che mi ha introdotto alla valutazione, proponendomi di partecipare ai gruppi e laboratori di valutazione democratica di Second Life, in cui noi ci sperimentavamo nel ruolo dei valutatori, dei classici della valutazione. È stata una bella esperienza, da cui poi è nato il laboratorio di valutazione democratica, di cui Serenella è stata una delle fondatrici. E poi, grazie a Serenella, abbiamo anche incominciato quindi a occuparci di ricerca valutativa e ricerca sociologica, perché Serenella amava, la sua passione era proprio la ricerca in tutti gli ambiti.
e abbiamo partecipato, volevo ricordare con voi, il nostro primo convegno nel 2014 a Napoli, che è stata un'emozione, in cui ci occupavamo di valutazione, avevamo presentato il lavoro insieme a un'architetta riguardo a come l'ergonomia poteva essere un fattore per aiutare una valutazione. E poi successivamente abbiamo presentato altri lavori, siamo stati sempre presenti al live cercando di introdurre questa Serenella cercava sempre di mettere qualcosa di nuovo, in particolar modo ci siamo occupati di come utilizzare i social network per la valutazione e poi lei è andata a collaborare con l'Università di Tor Vergata e lì ha cominciato a interessarsi della valutazione in ambito sanitario, in particolar modo ha fatto numerose ricerche sui caregiver, di cui poi c'è anche una pubblicazione sulla rivista del RIV, su una ricerca che abbiamo effettuato. Comunque, quello che mi interessava condividere con voi era proprio mettere in evidenza la capacità, le competenze di Serenella nel riuscire a essere brava nel passare da una tematica all'altra, data la sua profonda passione per la ricerca, nell'approfondire, nel ricercare, nella teoria, e individuare sempre qualcosa di nuovo, qualcosa di altro, no? Perché lei ha proprio questa immaginazione sociologica. L'hanno definita una scientista e le hanno anche fatto i complimenti per la sua capacità di ascolto con gli studenti, perché lei non soltanto insegnava a Tor Vergata sociologia, ma collaborava anche con l'Università dell'Unica Millus e ultimamente era 2 anni che collaborava con l'Università di Salerno per teoria e metodi di campionamento. Grazie a voi, Serenella sarebbe contenta di questo ricordo. Passo alla presentazione. Grazie Sabrina. Questa valutazione riguarda le donne protagoniste nella difesa dell'ambiente, valutazioni in ottica di genere del contratto di fiume al Mone. Il contratto di fiume è un processo di programmazione negoziata e partecipata volte al contenimento della degenerazione paesaggistica e territoriale. Vediamo che questi processi naturalmente anche di riqualificazione dei territori e dei bacini, sottobacini geografici, vediamo che questi processi naturalmente variano a seconda dei contesti amministrativi, dei contesti geografici, anche in base alle esigenze dei territori, in risposta proprio ai bisogni e alle aspettative della cittadinanza. Quindi ci troviamo di fronte a un sistema di governance di multilivello e questi processi, questi contratti sono una continua negoziazione tra le amministrazioni pubbliche, i soggetti privati e gli enti del terzo settore. Questi contratti di fiume attualmente non hanno un tempo prefissato, ma variano fino a quando coloro i quali hanno voluto firmare questo accordo vogliono mantenerlo. La bellezza del contratto di fiume è quella di condividere con la comunità, di creare una visione insieme, uno strumento di dialogo tra i vari stakeholder, tra le amministrazioni, in modo tale da far emergere i conflitti, gli interessi, ma anche allo stesso tempo le vocazioni territoriali. Mettere insieme questi aspetti in modo tale da integrare la programmazione, la pianificazione territoriale e la tutela ambientale. Mi piaceva molto questa frase in cui si dice: i contratti di fiumi tracciano il percorso per restituire i corsi d'acqua al territorio e il territorio ai corsi d'acqua, mettendo in evidenza quanto sia importante il legame che c'è tra la comunità e il territorio, la comunità e l'acqua. Questo sistema, siamo interdipendenti, interconnessi. I contratti di fiume rispondono anche all'obiettivo 6 dell'Agenda 2030, in particolar modo prendiamo in considerazione l'obiettivo 6.6, che era quello di entro il 2020 di proteggere e ripristinare gli ecosistemi legati all'acqua, tra cui montagne, foreste, fiumi, falde acquifere e laghi, ma anche sostenere e rafforzare il 6.b, la partecipazione delle comunità locali nel miglioramento della gestione idrica e fognaria, e questo per noi è molto importante.
Quindi noi vogliamo fare una valutazione pluralista di questi contratti di fiume, andare a vedere attraverso un approccio realista, abbiamo fatto delle analisi dei dati testuali, di blog, siti web, social network, giornali online e anche delle interviste in profondità, per vedere che differenze hanno fatto questi contratti di fiumi, per chi questo intervento se funziona da altre parti, ma anche abbiamo utilizzato un approccio della valutazione basato sulla teoria, andando a considerare la teoria del cambiamento relativa alla riqualificazione e gestione dei territori, ma anche all'educazione della cittadinanza a questi beni comuni, attraverso sia interviste che analisi della documentazione. Eccolo qui il nostro fiume, il fiume Almone. Il fiume Almone era un fiume sacro e simbolico ai tempi dell'antica Roma e il suo etimo Almo richiama proprio al culto della vita e della fertilità. Nasce nella zona dei Castelli Romani, dal lago di Albano e di Nemi, prosegue lungo la zona di Ciampino Marino e raggiunge il parco della Caffarella e dell'Arpe Antica. Vediamo che in tutti questi anni questo percorso è stato stravolto a causa dell'urbanizzazione. Alcuni tratti del fiume sono stati anche chiamati in maniera differente, proprio in base al territorio che attraversava. Quindi diciamo c'è stato un grande disastro nella trasformazione del percorso del fiume e in questa deviazione dell'assetto idrografico, e allo stesso tempo c'è stato un inquinamento provocato proprio dal fatto che venivano scaricate in questo fiume le fogne, sversamenti industriali, discariche, ma anche le sfasciacarrozze che buttavano le cose in questo fiume. Quindi potete immaginare quanto sia stato inquinato questo fiume, nonostante si trovasse in zone di pregio dal punto di vista ambientale e storico, quale il Parco dei Castelli Romani, il Parco della Caffarella e il Parco dell'Appia Antica. Qui volevo far vedere proprio all'interno del Parco della Caffarella. Qui al centro c'è il fiume Almone che percorre tutto il Parco della Caffarella, come vedete. Ed eccolo qui, questo è il manifesto di intenti che è stato scritto e firmato dall'Associazione di Volontariato Comitato del Parco della Caffarella insieme al Parco Regionale dell'Appia Antica col Parco Regionale dei Castelli Romani, è stato firmato nel 2016. E quali sono gli obiettivi? Naturalmente andare a migliorare le capacità di depurazione delle acque che provengono dagli scarichi, o un miglioramento dal punto di vista delle fogne, delle infrastrutture, una riduzione dell'inquinamento, ripristino del potenziamento delle connessioni ecologiche, tutti elementi che per un miglioramento della qualità delle acque e della biodiversità, e naturalmente anche un miglioramento della qualità della vita per coloro i quali usufruiscono di queste aree. E in particolar modo se consideriamo gli ultimi due punti, l'educazione al risparmio idrico, l'incentivazione al recupero e al riutilizzo dell'acqua, quindi quello che dicevamo prima, questi contratti di fiumi che hanno una funzione educatrice per fare in modo che la comunità si interessi al bene comune, all'ambiente, e una sensibilizzazione all'importanza dei corsi d'acqua in ambito urbano e suburbano per il benessere dei cittadini, una parola molto importante, benessere. E questo qui vi ho riportato il gruppo Facebook che abbiamo analizzato, che diciamo che è il fulcro proprio del contratto di fiume, che è il Comitato per il Parco della Caffarella, che condivide in questo gruppo sia questioni relative al fiume Almone, ma anche tutte le attività che vengono fatte all'interno di questo parco, che sono attività volte a far sì che le persone si incontrino, che godano del benessere della natura e della bellezza della natura. Qui di lato vi ho riportato un'immagine che è recente, il 13 giugno del 2021, in cui sono due donne che si occupano proprio della pulizia del tratto del fiume Almone, perché vediamo che questo comitato ogni anno organizza più volte all'anno questa pulizia e c'è una grande partecipazione. Quest'altro gruppo che abbiamo preso in considerazione, il gruppo Facebook Fiume Almone, Parco della Caffarella, come vedete c'è questa grande
partecipazione da parte delle donne. Anche nella prima immagine in alto a sinistra, proprio l'immagine del gruppo in cui vediamo questi capelli di questa donna. Quindi vediamo che la partecipazione femminile è molto, molto attiva, viene utilizzata anche per fare degli incontri, per rilassarsi. Vediamo questa donna da sola che passeggia vicino al fiume, ma anche come luogo di incontro, di socializzazione per le donne, come vediamo, delle donne indiane. A seguito delle analisi fatte dei gruppi Facebook, dei giornali online, Roma Today in particolare, la Repubblica, tre figure femminili che sono emerse come le protagoniste proprio del contratto di fiume. La prima è la presidente proprio del comitato per il Parco della Caffarella, nella quale vi ho riportato questa sua frase della Repubblica, in cui ribadisce che vanno insegnate la cultura e la cura dei beni comuni, la cura dell'acqua, la cura del verde, la cura del parco. Una seconda figura importante che viene considerata tra le principali per la realizzazione del contratto di fiume è stata la responsabile di ufficio di scopo per i piccoli comuni contratti di fiume. La cosa che è interessante è che questo ufficio è nato ex novo nel 2018, nell'estate del 2018, infatti viene riportato su Roma Today l'importanza di questo nuovo strumento per migliorare la qualità delle acque interne, tutelare la biodiversità, integrando l'azione delle aree protette e difendendo il territorio dal dissesto idrogeologico. In realtà poi lo sportello, l'ufficio è entrato in attivazione a settembre, non durante l'estate, ma comunque si è impegnata nel ribadire e attivamente proprio nel riconoscere questo luogo come uno strumento di governance e di partecipazione proprio per miglioramento della qualità delle acque e la qualità della vita. Un'altra figura femminile riportata nei vari post e nei giornali è la consigliera regionale del Lazio, nella quale viene riconosciuto che il suo interesse nei confronti di quest'area, che è lei che ha promosso l'audizione richiesta dal Comitato del Parco della Caffarella. Questa audizione poi si è trasformata in una mozione che è stata approvata dal Consiglio. E per cui l'Almone contratto di fiume è considerato un progetto di pilota nel 2019 e successivamente c'è stata l'approvazione del progetto attraverso il bando della Regione Lazio che è stato finanziato. Ma quello che comunque ribadisce la consigliera è proprio l'importanza delle sinergie che si sono avute tra i volontari del comitato e i parchi dell'Appia Antica con l'amministrazione. E quindi queste sono le tre figure femminili importanti che sono risultate centrali nei vari post e nei giornali analizzati, ma anche per quanto riguarda l'analisi dei documenti. Però che succede? In realtà il gruppo, la presidente del parco della Caffarella mette in evidenza ci sono tutte queste belle iniziative, ci hanno dato dei finanziamenti, però in realtà tutto è fermo e quindi continua a mandare lettere. Quindi lei si mette in evidenza l'importanza di questa figura femminile nel promuovere e nel riuscire a far sì che questo contratto di fiume non sia soltanto sulla carta ma diventi veramente, veramente il contratto. E infatti a seguito della sua lettera verrà indetta una nuova riunione proprio con l'assemblea capitolina. La newsletter vediamo che sono importanti perché mettono in evidenza come l'associazione di volontariato per il Parco della Caffarella coinvolge attraverso le newsletter gli altri membri non soltanto del parco, dell'associazione, ma coloro i quali amano il parco. Quindi questa capacità di allargare 360 gradi, in quanto c'è questo sito caffarella.it nella quale viene riportata, ci sono tutti gli articoli sulle varie fasi del contratto di fiume e sulla lotta che loro hanno fatto per riuscire a far firmare questo contratto. E vediamo che qual è la differenza, ha fatto la differenza il contratto di fiume nell'Almone rispetto alle attività che venivano fatte. Vediamo, il contratto è stato formalizzato, abbiamo visto dai promotori dell'ente del Parco dell'Appia Antica, il Parco dei Castelli dei Romani, il Comitato del Parco della Caffarella, i vari comuni dove passa il fiume,
Comune di Rocca di Papa, Grottaferrata, Marino, Roma e municipi 7-8. Sono stati fatti degli interventi per migliorare lo scarico fognario, per far sì che venga ridotto l'inquinamento. Qui vengono riportate i vari step, le varie attività che sono state fatte per migliorare la vita del fiume, migliorare il benessere anche di coloro i quali possono soffrire di questo fiume nel girare nel parco. Mettono in evidenza anche il rischio geologico dell'importanza di aggiustare i ponti che attraversano il fiume Almone all'interno del parco della Carparella, perché sono zone ad elevato rischio sismico. Sono molto puntuali e molto attente. Però nonostante tutto ciò, nonostante questa continua concertazione, in realtà poi che cos'è che viene messo in evidenza? Che il fiume Almone non è stato inserito all'interno del servizio pubblico di manutenzione, né risulta avviata alcuna istruttoria, e che non è stato neanche inserito nel programma di monitoraggio dei corsi d'acqua attualmente seguito dall'ARPA. Vediamo che quindi in particolar modo l'associazione, la presidente e le donne che le supportano in questa attenzione nella cultura dell'ambiente, dell'acqua, del parco, più che una concertazione, abbiamo visto, no, il modello ideale del contratto di fiume, per cui c'è questa attenzione ai bisogni della popolazione, però poi in realtà si mette in evidenza che sono alcune donne che fanno parte di queste associazioni che invece sono coloro i quali continuano a dover stimolare le amministrazioni affinché si faccia qualcosa. Ed ecco qui, vi volevo lasciare con questa immagine, questa donna nel fiume, ci sono varie immagini in questi gruppi Facebook in cui vanno a pulire questo fiume come fonte di vita. Nel 2020 vediamo questa immagine di questa donna adulta che, come vedete, il fiume veramente inquinato. E nel 2021 invece abbiamo questa immagine di questa bambina che anche lei pulisce il fiume. Quindi l'importanza che fanno queste associazioni, in particolar modo di veicolare la cultura, l'attenzione per la cura dell'ambiente, delle acque da parte delle donne, e vediamo che stanno riuscendo a metterla in atto. Grazie. Passo la parola quindi a Catina, che continuerà a parlarci sempre dell'ambito fluviale. Buon pomeriggio. Allora, grazie a Sabrina che ha introdotto il tema. Mi sono molto stupita di questa doppia relazione sul tema donne e fiume, perché credevo fosse più innovativa di quello che in realtà è, nel senso che mi sono resa conto che ci sono diversi gruppi e diversi ricercatori che stanno già lavorando su questo tema, e questo, insomma, è una cosa interessante in quanto tale. E allora io adesso proverò a raccontarvi, questo è un lavoro che è stato, diciamo così, commissionato da un comune molto piccolo della provincia di Brescia che si chiama Seniga. È un comune piccolissimo, eccolo lì, lo vedete, è questo puntino rosso sulla parte sud proprio della provincia, confina con la provincia di Cremona. È un paese di 1.442 abitanti, in buona parte dediti all'attività agricola, e la caratteristica di questo comune, che lo rende veramente unico, è che è pieno d'acqua. Perché? Perché sul territorio del comune, che è un territorio molto limitato, c'è la confluenza di due fiumi, il fiume Oglio e il fiume Mella. Il fiume Oglio è un affluente nord del Po, il fiume Mella è un affluente dell'Oglio che confluisce all'interno dell'Oglio su questo territorio. Quindi su questo territorio c'è la confluenza di due fiumi, si vede proprio anche geograficamente un fiume che entra nell'altro, quindi è dal punto di vista paesaggistico molto bello e molto particolare, e rende anche il territorio molto particolare, perché è un territorio dove c'è la confluenza di due fiumi, è un territorio ricchissimo d'acqua, è stato un territorio paludoso che è stato bonificato dai benedettini e che ha questa caratteristica tuttora di essere pieno d'acqua, perché oltre ai fiumi esistono canali naturali, esistono delle sorgive naturali, e quindi andando giù di 30 metri in qualunque posto del paese si trova là.
Questo è, e questa è Senega. Allora, l'idea del lavoro è stata quella di trovare dei meccanismi, l'idea originale era quella di trovare dei meccanismi che favorissero il ripopolamento, perché in questo comune, come in molti comuni piccoli, il tema del ripopolamento è un tema fondamentale per la sopravvivenza del paese stesso. E per fare questo, approfondire il tema della costruzione di un'identità collettiva. Quindi com'è possibile attraverso idee e pratiche costruire un'identità collettiva che permettesse alle persone di continuare a vivere qui con soddisfazione. All'interno di questa idea di identità collettiva un sottogruppo è quello dell'identità collettiva di genere. Quindi quali sono le caratteristiche che devono avere queste donne, che cosa devono condividere per continuare a vivere qui, per pensare che vivere su questo territorio sia per loro una risorsa. Ovviamente sviluppare questo tipo di lavoro partendo dal tema dell'identità è stato complesso dal punto di vista teorico. Perché? Perché la sociologia stessa insegna che il tema dell'identità dal punto di vista teorico è di difficile definizione teorica. Non ci sono visioni univoche su che cosa si intende sempre per identità di tipo collettivo e gli stessi sociologi nel corso del tempo hanno dato visione di alcuni pezzi di questa identità collettiva. In alcuni casi anche cercando di mettere in rapporto con il territorio, ma non è comunque un lavoro facile e univoco. Quindi quali erano le ipotesi che si sono cercate di approfondire? Allora, le ipotesi erano che le persone che vivono a Senega si riconoscono come appartenenti a una categoria particolare, quindi quelle le persone che sono cresciute in campagna e vicino a un fiume, e che questa cosa crei identità collettiva. Allo stesso modo, le donne che vivono a Senega si riconoscono come appartenenti a una categoria particolare, quindi quelle delle persone che sono cresciute in campagna e vivono in un fiume, e appartengono anche a una sottocomunità che si differenzia dalla precedente per alcune caratteristiche che caratterizzano il genere. La seconda pezzo di ipotesi era che i processi identitari utilizzano come vettore di sviluppo anche alcune dimensioni legate all'appartenenza territoriale che è possibile esplicitare e utilizzare come indicazioni per il mantenimento di tale identità, per il suo cambiamento e per la sua fortificazione. Tradotto in termini operativi, il lavoro dovrebbe fornire indicazioni utili al contenimento dello spopolamento dei piccoli borghi e anche suggerire delle possibili strategie da implementare per favorire il ripopolamento. Allora, mi preme anche dire che questo lavoro non è terminato perché c'è stato un forte slittamento. L'idea originale era di cominciare a lavorare all'inizio del 2020, ma questo non è stato possibile perché la provincia di Brescia è stata un territorio martoriato dal Covid e nonostante questo piccolo comune abbia risentito non fortemente rispetto a comuni confinanti di questa pandemia, però comunque le attività normali e anche quelle di ricerca non hanno potuto esplicitarsi. Comunque, qual è il tipo di lavoro che si sta facendo? Allora, all'inizio si è pensato di individuare quali erano le dimensioni territoriali che potessero dare ragione di un'identità collettiva e quindi un tentativo di esplicitarle in termini operativi, perché dire che l'appartenenza territoriale facilita la costruzione di un senso di comunità e quindi di un'identità collettiva, detto così, è semplicemente semplice e anche condivisibile. Cercare di renderlo, operazionalizzarlo in dimensioni che permettono poi lo sviluppo di una ricerca vera e propria è un lavoro complesso, anche perché tenete presente che questo è ancora un territorio prevalentemente agricolo, dove molte famiglie sono dedicate all'agricoltura, questo è il loro lavoro e quindi alcuni canali di comunicazione e anche di mediazione linguistica che noi usiamo spesso qui non necessariamente sono facilmente applicabili. Comunque, così abbiamo fatto un brainstorming tra soggetti ritenuti autorevoli rispetto al tema che vadano a individuare le dimensioni rilevanti utili a definire l'appartenenza territoriale e la costruzione identitaria, che è stata la fase esplorativa di primo livello che siamo riusciti a realizzare. Poi un approfondimento, sempre con gli stessi soggetti, una pesatura che andremo a fare, perché questa è la parte di lavoro che affronteremo da adesso in poi, quindi una pesatura, una fase valutativa di primo livello, al fine di individuare quelle dimensioni che si ritengono maggiormente importanti al fine della costruzione del senso di comunità e quindi di un'identità collettiva.
La costruzione degli strumenti di rilevazione più idonei per l'esplorazione dei contenuti così come emersi e poi la conseguente realizzazione di focus group per la validazione delle ipotesi progettuali utilizzando come supporto conoscitivo l'esito dell'attività valutativa di primo livello. Poi vabbè, la presentazione di ciò che emerge agli amministratori locali, agli opinion leader e ai gatekeeper interessati all'argomento. Quello che vi posso presentare in questo momento, ci è sembrato rilevante farlo comunque, anche se solo di questo possiamo parlare adesso, è il brainstorming esplorativo. Allora, come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto utilizzando e chiedendo la disponibilità di soggetti, di persone che risiedono su questo territorio, cioè sul territorio del comune di Senigallia, e che ci sono sembrate particolarmente significative rispetto al tema. E per organizzare il brainstorming abbiamo anche cercato di già fare una prima operazionalizzazione rispetto a quello che si può definire identità in senso così più astratto, e quindi abbiamo spaccato in quattro dimensioni o sovradimensioni, che sono l'appartenenza a un territorio come risorsa materiale, l'appartenenza a un territorio come problema materiale, l'appartenenza a un territorio come risorsa immateriale e l'appartenenza a un territorio come problema immateriale. Il gruppo di esperti è stato impiegato, sono dieci persone con cui abbiamo lavorato e continueremo a lavorare, che sono quindi la sindaca del comune, la consigliera comunale referente per le attività di volontariato, perché su questo territorio esistono delle attività di volontariato molto interessanti e molto legate al territorio. Faccio un esempio che è capitato proprio per caso: fra due giorni, quindi il prossimo sabato, ci sarà una giornata ecologica in cui verranno fornite a tutte le persone residenti sul comune delle attrezzature e si praticamente puliranno le sponde dei fiumi dalla plastica. E quindi ci sono delle serie di attività di volontariato legate al mantenimento degli spazi verdi. Una maestra in pensione che ha insegnato 30 anni a Senigallia, due insegnanti di scuola superiore, un ingegnere, uno studente universitario, una proprietaria terriera, il presidente dell'associazione sportivo-culturale e un sociologo esperto del territorio. Questi sono stati i nostri esperti. E lavorando con loro, queste sono anche le dimensioni emerse. Vi faccio vedere solo quelle che definiscono l'appartenenza come risorsa e non come problema, perché quelle che lo definiscono come problema in realtà non sono quelle che permetteranno lo sviluppo dell'identità, ma sono criticità interessanti che possono essere utilizzate dall'amministrazione comunale non solo per risolvere alcuni tipi di problemi, ma sicuramente non sono quelle che definiscono l'identità. Quelle che definiscono l'identità sono quelle che positivamente uno riconosce come presenti, che gli permettono di dire: io appartengo a questa comunità. Allora, sono queste. Per quanto riguarda le possibilità legate al paesaggio naturale, ci sono la possibilità di muoversi a piedi in bicicletta, la possibilità di arrivare animali domestici, la possibilità di passeggiare lungo i fiumi, la possibilità di vivere a contatto con la natura e col ciclo delle stagioni, la possibilità di consumare prodotti nella natura del territorio e in modo particolare funghi, more, germogli di lupolo e cicoria, la possibilità di fare sport lungo il fiume, quindi la canoa e la pesca. Ad esempio, l'implementazione di una scuola di canoa per bambini potrebbe essere una delle attività che lega il territorio, l'ambiente, l'identità di genere e lo sviluppo territoriale. Un esempio tra tanti. Poi le risorse legate al paesaggio naturale del paese, quindi la presenza di molta vegetazione, la presenza di animali selvatici e transito di stormi e uccelli, la presenza di strade senza asfalto, quindi strade di campagna, la presenza di acqua per l'irrigazione di campi, orti e giardino, la bassa densità abitativa e la vicinanza all'abitazione di parenti, ad esempio nonni che possono accudire i bambini. Ecco, questa è una caratteristica di questo territorio. Non esiste su questo territorio l'asilo nido, non se ne è rilevata la necessità, perché il territorio è così piccolo e le abitazioni così concentrate che spesso le famiglie di nuova costituzione sono vicinissime per questioni proprio geografiche alle famiglie da cui provengono, e quindi lo spostamento dei bambini dalla casa dei genitori alla casa dei nonni è facilissimo, nel senso basta fare due passi, e questo è interessante. Andiamo a vedere. Ok, poi risorse legate all'istituzione del territorio, quindi vabbè, la presenza del comune, la possibilità di contatti diretti con l'amministrazione pubblica e poi la presenza di biblioteca, scuola dell'infanzia, scuola primaria, palestra, casa di riposo, negozi e oratorio gestito dalla parrocchia.
Le risorse legate a sentirsi in rete sono la possibilità di essere interconnessi con il resto del mondo. Anche questo è un tema interessante. È un paese piccolissimo dove le comunicazioni sono molto difficili dal punto di vista dei trasporti, non arriva il treno e gli autobus ne passa uno ogni ora e mezza, però in questo paese piccolissimo dove tutti fanno, quasi tutti fanno gli agricoltori e dove c'è pieno d'acqua e si fa fatica a spostarsi, in realtà tutti hanno internet e quasi tutti comunicano utilizzando questo mezzo ed è molto rilevante anche l'utilizzo dei social network che permette una comunicazione all'interno del paese ma anche all'esterno, quindi una costituzione di una rete virtuale che sta secondo me cambiando alcune delle prospettive ed è interessante vedere come queste due dimensioni, quindi un'appartenenza territoriale forte su un territorio molto piccolo e dall'altra parte l'appartenenza a una rete che ha legami labili e interconnessioni molto veloci, riesca a convivere. Quindi vabbè, l'utilizzo di apparecchiature informatiche e l'utilizzo di piattaforme condivise del lavoro. Esiste poi una dimensione che è sicuramente legata alla costruzione dell'identità ed è sicuramente legata anche alla costruzione dell'identità di genere, che è l'appartenenza al territorio come risorsa immateriale. Allora, per quale motivo uno può considerare l'appartenenza a un territorio come questo una risorsa? Allora, perché c'è un forte senso di appartenenza alla comunità? Perché? Perché tutti conoscono tutti, perché esiste un senso di comunità, cioè unione e solidarietà sia di fronte alle gioie che di fronte ai dispiaceri, perché esiste un forte senso di appartenenza alle associazioni di volontariato, perché esistono assidue relazioni intergenerazionali, perché se uno vuole può costruire buone e durature relazioni, perché esistono persone con capacità di risolvere tutte le problematiche legate al territorio rurale, perché c'è la possibilità di acquisire e tramandare usanze e modi di fare e di dire che andrebbero altrimenti persi, come ad esempio la possibilità di avere un soprannome distintivo. All'inizio mi è sembrata questa cosa abbastanza buffa, come il fatto che tutti chiamino gli altri non con il loro nome ma con un soprannome, adesso non provo a raccontarvelo perché transitiamo in un'altra ricerca, in realtà sia una dimensione che in altri territori, in altri tempi, altri sociologi, altri molto importanti, ma addirittura la scuola di Chicago stessa aveva fatto dei lavori su questa cosa, la presenza dei soprannomi dà delle indicazioni su come l'identità si costruisce, su come si passa da una generazione all'altra, mantenendo una identità che si tramanda attraverso l'uso dello stesso soprannome. È una cosa molto curiosa che qui si vede molto bene. E poi un accrescimento individuale che è legato veramente a delle dimensioni interiori, quali il tempo per la riflessione, la tranquillità, la pace e il silenzio. Allora, questi che vi ho fatto vedere sono le dimensioni attraverso le quali si costruisce prima un'identità collettiva e all'interno di questa un'identità di genere, e sono anche le dimensioni sulle quali si può puntare per far sì che questo territorio possa diventare interessante per coloro che in queste dimensioni si riconoscono e quindi possa diventare attrattivo. Va bene, queste sono quindi le dimensioni che vi ho letto, ve le ho lette tutte, queste sono quelle dell'appartenenza al territorio come risorsa materiale e queste sono quelle dell'appartenenza al territorio come risorsa immateriale. Allo stato attuale la ricerca si è fermata qui, procederemo quindi prima con un lavoro di sgrezzatura dei criteri così come li avete visti e quindi la costruzione di un questionario di tipo di pesatura dei criteri, cercheremo quindi di metterli in ordine dal più importante al meno importante, dal più fattibile al meno fattibile, dal più presente al meno presente, da quello più vicino a un'identità di genere a quello più generico. E poi dopo questo faremo dei focus group di approfondimento con le persone del territorio rispetto a questo tema. Sono molto d'accordo con quello che diceva Marco Corinti prima, le donne sanno mantenere un forte rapporto con l'ambiente nella misura in cui sono coinvolte personalmente. Ecco, la tradizione agraria della pianura padana e della Lombardia ha questa caratteristica. Le donne sono sempre state impegnate in agricoltura e sono state un soggetto assolutamente rilevante per l'economia agricola che qui si è sviluppata. E le persone, soprattutto quelle anziane che vivono sul territorio, le donne hanno un rapporto fortissimo con la terra, con l'acqua, con i cambiamenti climatici, con la vegetazione e con l'essere un tramite di questo amore verso la natura nei confronti delle nuove generazioni. Quindi loro
sono un soggetto cardine per il mantenimento di questa forte identità legata al territorio. Grazie, questa che vedete, l'ultima immagine, è l'olio, fa un'ansa così, gira a questo modo e poi prosegue il suo cammino verso il Po. Grazie Catina, riprendo il mio ruolo da discussant, che per definizione è un ruolo antipatico, perché è quello che dovrebbe discutere, quindi chiedo anche a Sabrina se vuole attivare la sua videocamera, anche il suo audio evidentemente. Sì, ecco, ti vediamo, ecco, adesso ti vediamo meglio. Chiedo anche se a chi sta partecipando a questa sessione, se ha domande, richieste, può utilizzare la chat oppure può chiedere la parola. Mio compito però è quello di discutere con voi i vostri contributi. Innanzitutto vi ringrazio a nome del gruppo, ma perché ci avete dato una chiave. E questa chiave è molto interessante, provo a sintetizzarla e provo a provocare un ulteriore intervento da parte vostra, che è quella del rapporto delle donne con il territorio. Cerco di spiegarmi e di contestualizzarlo. Allora, Sabrina ci ha descritto l'attività che svolgono, che è stata svolta nel tempo rispetto al contratto di fiume, quindi già uno strumento codificato che però ha bisogno di essere poi effettivamente implementato. E su questo la domanda viene, ecco, ci citavi il laboratorio di Catina, torna con noi. Ci citavi il laboratorio di valutazione democratica. Ecco, mi sembra molto interessante proprio come l'azione politica. Tu non hai usato questo termine, hai usato il termine protagonismo, hai usato, ci hai raccontato quanto ha fatto quella consigliera regionale, oppure qual è stato il trasferimento di generazione da una donna adulta ad una giovane, no, nel lavoro diretto. Ecco, però se ci puoi, se possiamo ritrovare, ci puoi raccontare delle esperienze di partecipazione democratica che avete valutato nell'attività all'interno del contratto di fiume. Ti viene, proviamo a concentrare i tempi perché poi abbiamo altre tre relazioni. Sabrina, vuoi aggiungere alcuni elementi di questi aspetti di valutazione democratica che avete sperimentato nella vostra attività? Io parlo al plurale, ma sempre per ricordo. Sì, sì, no, no. Sì, sicuramente abbiamo preso contatti con le volontarie dell'associazione di volontariato del Parco della Caffarella, abbiamo parlato con loro, abbiamo visto il tipo di attività che facevano, però non abbiamo avuto la possibilità, ci sarebbe piaciuto anche poter sentire l'amministrazione, diciamo, poter intervistare sia la consigliera che la responsabile dell'ufficio nuovo nati per il contratto di fiume, e speriamo, insomma, che chissà, possiamo continuare, insomma, ad approfondire meglio per avere naturalmente una visione più completa a 360 gradi, perché non possiamo sentire, certo, unicamente il lato dei volontari, ma è importante anche sentire la parte dell'amministrazione. Credo che sia molto interessante questo. Comunque, quello che ci stai dicendo è che la parte della componente volontaristica ha una predominanza femminile, no, che avete intercettato e con la quale avete lavorato, e funziona da stimolo per l'amministrazione. Ti raccontavi delle lettere, no, che vengono spedite per stimolare interventi, denunce e quant'altro. Ecco, diciamo, nel contratto di fiume, no, come abbiamo visto, diciamo, c'è scritto molto bello, un processo partecipato di condivisione tra amministrazione, cittadini, e associazioni, enti del suo settore. In realtà poi chi partecipa sono coloro i quali fanno parte proprio dell'associazione, già sono attivi, quindi riuscire a stimolare anche gli altri cittadini in altro modo sarebbe interessante, capire anche il loro punto di vista, perché, ripeto, se no così abbiamo soltanto una visione unilaterale, invece per capire il reale effetto dell'interesse che c'è in relazione al benessere, al fiume, al parco, sarebbe importante riuscire a coinvolgere più,
più stakeholder. Ok, perfetto, grazie, grazie Sabrina. Forse appunto in questo rapporto tra donne e territorio, in questa vostra esperienza non si deve parlare tanto di emancipazione delle donne, quanto più appunto della loro partecipazione come protagoniste, come dicevamo all'inizio. Una domanda per te, Catina, se mi senti, l'esperienza del comune. Di questo comune, che è anche un comune un po' di frontiera, perché si trova tra due province, tra due regioni e tra due fiumi, tra due spartiacqua. Che brutto è. Seniga ha una, ci dicevi all'inizio, un elemento con l'acqua. Ecco, forse il suggerimento del discussant potrebbe essere questo, cioè che nell'attività di valutazione che tu ci hai detto sta continuando, io ho avuto la possibilità di leggere il paper intermedio, ecco, questo rapporto in particolare con l'acqua delle donne, questo rapporto delle donne con l'acqua, l'ho detto male, ecco, forse potrebbe essere ancora un'area da esplorare, perché come giustamente dici te, appunto, non si tratta soltanto del territorio qualunque, è un territorio con certe caratteristiche e quelle caratteristiche appunto lo identificano e vivono nel DNA, così come i soprannomi dati all'uno o all'altra presenti in quel territorio. Quindi non mi sembra che abbia molto da aggiungere, non so se vuoi ritornare sugli aspetti di metodo, perché essendo la conferenza dell'Associazione Italiana di Valutazione, se vuoi riprendere, ecco, un po' le domande principali, oppure se vuoi aggiungere una piccolissima ancora porzione del tuo contributo. Non ti sentiamo. Sul metodo direi che la componente qualitativa della ricerca, quindi l'utilizzo di metodi di tipo qualitativo, non è stata una scelta a priori, ma è di fatto quello che si può fare su questo territorio, dove la gente non è disposta, ad esempio, a rispondere a un questionario. Cioè, se il comune manda questionari, la gente non risponde, non è abituata a farlo e oltretutto lo considera inutile. Quindi alcune, la stessa cosa se tu gli mandassi una mail dicendo vieni che c'è una riunione, a parte che non la leggono, ma poi non ci vengono. Quindi l'uso di una strumentazione, di una cassetta degli attrezzi che abbia una forte componente qualitativa è legata al territorio e al tipo di lavoro che possiamo fare. Quindi siamo limitati da limitati. No, ci definiamo. Lavoriamo in questa direzione, esatto. Perché ci sembra quella che riesce a incunearsi meglio dentro questa realtà. Mentre invece il rapporto donna e fiume, sicuramente lo terrò presente anche come suggerimento, ma è sicuramente anche nella storia di questo paese molto interessante, perché ad esempio le persone anziane raccontano, le donne anziane raccontano che la loro vita era molto legata al fiume, per diversi motivi. Ad esempio le donne andavano a lavare i panni al fiume e questa attività era un'attività molto impegnativa. Oppure non solo, il fiume, 20 anni fa sono stati ricostruiti gli argini, ma fino a 20 anni fa il fiume spesso esondava e quindi le case, soprattutto quelle più vicine agli argini, si riempivano d'acqua. E qui, anche qui, era opera e attività prevalentemente delle donne risistemare le case. O comunque, non so come dire, lavorare per far sì che questo non succedesse. Quindi il legame tra attività delle donne, identità e fiume è assolutamente affascinante ed è un terreno di ricerca che secondo me può andare ben al di là di questo lavoro che è così, insomma, ha un suo limite territoriale e di tempo. Ma ricordiamo infine, soltanto per chiudere, che c'è anche una componente di cittadini stranieri di nuovo insediamento, di nazionalità indiana o di provenienza indiana, che anche questo, insomma, potrebbe essere anche un altro elemento interessante, anche il loro rapporto con il fiume. Scusa Catina, ma dobbiamo proprio passare la parola alle altre, però volevo verificare se non ci fossero richieste di interventi, di commenti o di informazioni da parte di chi ha partecipato. Ecco, Flavia sta attivando la sua videocamera, molto bene. Allora salutiamo Sabrina, la ringraziamo ancora non solo per la relazione ma anche per la testimonianza, e anche salutiamo Catina e ringraziamo anche lei per aver organizzato insieme a Monica questa sessione di lavoro. Grazie.
Prendo subito la parola, Monica, tanto hai un doppio ruolo in questa seconda parte, solo per una questione di mia ansia rispetto ai tempi, di vita di tutti. Poi si sa che il Covid ormai, cioè in questa disperazione con cui ci troviamo, però ci ha dettato i tempi stretti delle trasmissioni e anche dei convegni. Allora, seconda parte, inizio da questa seconda parte ricordando un elemento che molti analisti stanno notando, che nel nuovo piano, adesso poi il convegno, il congresso live lo presenterà, nel nuovo PRRN si investono molte risorse nella transizione ecologica, e abbiamo appena finito a parlare di territorio, di fiume, di acqua e di ambiente, e nella transizione digitale. Ebbene, questi due settori, quello dell'ecologia e quello del digitale, in realtà sono i settori con i più bassi tassi di occupazione femminile nel nostro paese. Il rischio è quello che ci continui un divario, no, se le risorse vengono impegnate in questo. In questa seconda parte ragioniamo di crescita e sviluppo armonico mettendo insieme il binomio donne e lavoro. Però non analizzandolo dal punto di vista, fra virgolette, classico degli studi di genere, come per esempio quelli relativi alla discriminazione, quindi tutte le politiche verso la parità di genere, ma come diceva Monica all'inizio della nostra sessione, con indicatori di benessere. E quindi abbiamo tre relazioni. Flavia è già pronta, la sua relazione ha come titolo, allora, la sua relazione è insieme a Emma Paladino e Daniela Loi, le cito io, e ha come titolo "Per una valutazione a supporto dell'empowerment di donne che intraprendono un percorso di fuoriuscita dalla violenza di genere". Poi avremo una relazione di Lisa Sella e Valentina La Monica sul benessere lavorativo negli enti di ricerca, pubblici di ricerca, e poi avremo una relazione finale, la più contratta, sintetica, di Monica Andriolo sulla valutazione del welfare aziendale. La prima parola la diamo a Flavia e a Emma, le vedo tutte e due, non l'avevo vista, scusami, ci diamo del tu, penso che sia possibile. Il titolo l'ho detto, però ecco, interessante, perché vi passo subito la parola, perché in realtà il tema del lavoro è nel vostro paper, è in ultima, come dire, su dietro le quinte, perché è più concentrato su mettere in luce le differenze di genere negli ambienti più sociali più ampi, per cui affrontate il tema, come detto nel titolo, della violenza di genere, però in un'ottica molto, secondo me, anche adeguata, per cui vi lascio la parola e poi veniamo ai commenti. Prego. Grazie, grazie a tutti. Sì, noi quando abbiamo visto la call per il paper ci siamo trovati in realtà molto bene nella linea, perché a supporto della crescita e dello sviluppo il lavoro che presentiamo oggi, su cui stiamo lavorando da alcuni anni, è proprio progetto in cui applichiamo metodi e strumenti valutativi proprio per favorire dei processi di empowerment e quindi di crescita e di sviluppo in un gruppo di donne che hanno vissuto, stanno vivendo dei percorsi particolarmente problematici. Per cui ci sembrava interessante e ci interessava anche molto ragionare con voi insieme all'IV di alcune anche quesiti, elementi, questioni anche di tipo metodologico che abbiamo affrontato assieme nel momento in cui ci siamo interrogate su come affrontare questo progetto. Condivido intanto lo schermo con la presentazione. Allora, sinteticamente cercheremo di stare nei tempi, però ci premeva essere tre voci che parlano e non soltanto io, perché appunto un lavoro è un ragionamento che abbiamo fatto di gruppo e ognuna portando alcune specificità.
Innanzitutto questo è un lavoro che abbiamo fatto in un progetto di capofila ActionAid, in cui lavoriamo proprio su, da alcuni anni su processi, come dicevo, di empowerment di donne che stanno fuoriuscendo dalla violenza di genere, insieme a soggetti che su diversi territori, non soltanto italiani ma anche europei, operano con le donne, quindi centri antiviolenza o altri centri che in qualche modo hanno un lavoro attivo sui territori. E la richiesta, il mandato in questo caso valutativo era un po' di portare avanti un percorso di valutazione di impatto sociale per capire se e come una serie di attività promosse dal progetto andavano ad impattare su alcune dimensioni appunto più qualitative che toccavano le beneficiarie del progetto stesso. Questo non tanto per un mandato specifico di questo progetto, ma ultimamente devo dire che lavorando noi molto su queste tematiche, in generale sulle tematiche di genere, ma anche sulla violenza, ci siamo accorte che si sta sempre più diffondendo la richiesta di avere una valutazione di impatto che non sia una valutazione di impatto futuro, ma una valutazione di impatto sociale. E soprattutto che si focalizzi sulla presenza, sulla rilevazione di un behavioral change, cioè di un cambiamento nei comportamenti nei confronti di soggetti che appunto vanno ad intraprendere un percorso o una sperimentazione progettuale. Il nostro paper quindi parte da alcune considerazioni legate al periodo pandemico, in cui, come sapete, il fenomeno dei femminicidi, ma in generale della violenza di genere, è risultato fortemente in aumento. Sulla difficoltà, sul fatto di provare a ragionare su come e quali tipi di dati e quali tipi di informazioni che provengono da esperienze dirette, quindi non soltanto dalla raccolta di dati amministrativi, potessero essere rielaborate attraverso strumenti della ricerca sociale e specifici strumenti di valutazione che poi abbiamo costruito ad hoc, e su quindi una riflessione più complessiva sulle potenzialità che la ricerca sociale valutativa possono portare nell'ambito della violenza di genere. Ci soffermiamo su alcuni preelementi, questo appunto da qui le tre voci. Io introduco un po' le questioni di metodo su cui ci siamo interrogati. La mia collega Emma porta l'esempio empirico di una delle sperimentazioni che abbiamo attivato all'interno del progetto, il Social Relationship Plan, che come vi dirà è concentrato molto su essendo un elemento di impatto sociale sulla costruzione nel tempo di reti sociali. C'era anche un aspetto legato al lavoro, ma abbiamo preferito in questa presentazione concentrarci su questo. E poi l'altra, mia collega Daniela Loi, si soffermerà in una conclusione sul ruolo che questi strumenti di valutazione, così come li abbiamo pensati, possono appunto avere nel contrasto al fenomeno della violenza. Diciamo che l'introduzione, la richiesta di lavorare sul behavioral change, quindi su una valutazione di come cambiamenti di comportamento potessero essere rilevati all'interno di un progetto di questo tipo, ci ha posto già da subito alcune questioni appunto che su cui ci piaceva e ci interesserebbe ragionare assieme. La prima questione è quella appunto di identificare e descrivere chiaramente gli outcome, perché parlando di behavioral change, ancora più, quando si riferiva prima nella presentazione prima di Catina, seguivo con molto interesse, appunto l'identità è un concetto non univoco, ancora di più il concetto di cambiamento comportamentale, che tipo di cambiamento, che tipo di comportamento e in che modo questo cambiamento può dare vita o può essere assimilato a degli outcome di progetto. Quindi c'è stata una necessaria definizione di un disegno di valutazione molto attento a capire come identificare questo cambiamento e come andarlo a misurare. Tra l'altro, avendo anche lavorando con un gruppo di persone, appunto donne, in uscita da un percorso all'interno di un percorso di fuoriuscita dalla violenza,
penso, immaginate tutti che questi percorsi sono processi molto lunghi, molto complessi, e la richiesta e il mandato era quello di andare a misurare il behavioral change senza un gruppo di controllo, quindi con una metodologia quasi sperimentale, e quindi anche l'assenza di un gruppo di controllo e la rilevanza della lunghezza del fattore tempo, della lunghezza del processo ci ha interrogato e ha posto appunto l'attenzione su quali potevano essere le misure che potevamo adottare, gli strumenti che potevamo adottare. E ci siamo poi, come vedrete dal seguito della presentazione, concentrati su un disegno di pre-post fatto allo stesso gruppo target che è interessato dal progetto stesso. L'altro, diciamo così, punto, l'altra questione, la seconda questione di metodo strettamente connessa con la prima, è che è legata appunto al target particolare di cui parlavo, quindi il processo di collezione dei dati deve essere sicuramente un processo non invadente, al tempo stesso però non asettico, con tutti i problemi che ciò comporta in termini di oggettività e con anche problemi che ha comportato rispetto alle interfacce, quindi centri di violenza e o i soggetti che ci facevano da, in un certo senso, trade union tra le donne coinvolte e noi che dovevamo appunto andare a valutare tali informazioni. La terza questione di metodo è necessità di produrre, di utilizzare comunque un approccio per forza necessariamente qualitativo, ma anche quantitativo, per permetterci allo stesso modo, allo stesso momento, di produrre delle rappresentazioni anche sintetiche che ci permettessero di misurare gli outcome anche appunto con degli indici facilmente e immediatamente riconducibili a un cambiamento nei comportamenti, nel nostro caso a un ampliamento delle reti sociali, e una rielaborazione di dati aggregati. Questo abbiamo tentato di farlo coniugando l'attenzione e l'utilizzo congiunto appunto di questi approcci quanti qualitativi anche con un approccio femminista alla ricerca, per cui il dato diventa esso stesso l'attenzione al processo di raccolta delle date e delle informazioni diventa essa stessa un risultato, e quindi la valutazione entra direttamente come parte dell'azione che poi può essere appunto su cui si possono attivare dei ragionamenti molto interessanti soprattutto con i partner coinvolti nell'azione stessa. Queste ci estrapolate sono appunto delle questioni che ci sembrano molto importanti sia per il settore in quanto tale, molto particolare, ma anche per questa tendenza a richiedere una valutazione di impatto sociale che già di per sé ha delle peculiarità e delle difficoltà, coniugata con questi aspetti legati al cambiamento comportamentale o dei comportamenti che vengono messi in atto. Passo la parola alla mia collega Emma, che al di là di queste considerazioni un po' più teorico-metodologico generali ci racconta appunto l'esempio empirico di una parte dell'esperimentazione che abbiamo attivato all'interno del progetto. Sì, ok, perfetto. Allora, un attimo, Fla, dovresti chiudere il microfono? Ok, perfetto. Siamo. Allora, intanto grazie Flavia per l'introduzione, e io andrò rapidissima su quello che è stato nel concreto l'esperienza di una parte del progetto WeGo e il modo in cui noi abbiamo implementato questo social relationship plan. Alcuni cenni introduttivi molto molto rapidi. Il progetto WeGo, Building Economic Independence, The Way Out of Intimate Partner Violence, è stato portato avanti da 4 paesi, con appunto la partecipazione di numerosi centri antiviolenza all'interno dei paesi partner. Sullo strumento che noi abbiamo deciso di implementare c'è stata una formazione alle operatrici che poi nei fatti hanno utilizzato lo strumento con le donne, feedback
sia sulla formazione che poi sull'implementazione dello strumento sono stati raccolti in un'ottica di miglioramento continuo anche della progettazione di questo tipo di strumenti da utilizzare per le valutazioni di impatto. Nel complesso, questo strumento è stato utilizzato con più di 100 donne nel corso della fase di implementazione del progetto UIGO. Dal momento in cui è stato pensato lo strumento al momento in cui poi è stato effettivamente implementato, c'è stato lo scoppio della pandemia, quindi anche alcuni tratti dello strumento li abbiamo dovuti adattare a una modalità diversa di interazione tra donna e operatrice. Nel concreto, questo strumento prevedeva un disegno di un bersaglio all'interno del quale la donna andava ad inserire con il supporto dell'operatrice la sua rete sociale, divisa per aree, che in questo caso abbiamo individuato in famiglia, amicizia, comunità e servizi e work and stay, relazioni di studio di lavoro. All'interno del disegno complessivo, i cerchi indicavano rispettivamente la frequenza della relazione e ogni relazione poteva essere arricchita, diciamo così, di informazioni relative alla percezione della donna nei confronti della relazione stessa. Quindi da una relazione molto, le relazioni potevano essere quindi valutate su una scala da molto positivo a molto negativo. Questo disegno di per sé non completava ovviamente lo strumento che è stato fornito alle operatrici, ma una larga parte dello strumento stesso era costituito dai commenti e dalle annotazioni che l'operatrice si sentiva di fare nel corso del percorso con la donna. Questo disegno è stato richiesto alle donne coinvolte in tre momenti: all'inizio del percorso, in un momento successivo all'inizio, con l'idea del disegno appunto di una rete obiettivo in termini del panorama relazionale della donna coinvolta, e al termine del percorso. Quello che poi si è andato a fare è stato identificare i cambiamenti all'interno della rete relazionale della donna, non soltanto basandosi sul racconto dell'operatrice, ma arricchendo questa informazione con un indice che attribuiva ad ogni relazione della rete relazionale un valore. Questo indice è stato costruito utilizzando in maniera combinata le due informazioni di cui vi ho parlato prima, quindi l'intensità, la frequenza del rapporto e le informazioni sulla percezione. Come potete vedere, un rapporto percepito come molto negativo, modalità alla quale abbiamo attribuito valore meno 2, e con un'intensità molto alta, quindi un rapporto molto negativo con il quale la donna si relaziona molto di frequente, ha ottenuto, secondo il nostro metodo di valutazione, un'incidenza molto negativa nella vita della donna coinvolta. L'obiettivo del percorso era quello non soltanto di espandere la propria rete relazionale al fine di avere una rete di supporto più vasta e più variegata, ma anche di cercare di migliorare nel complesso le relazioni all'interno della rete per incidenza. Questa analisi più sintetica è stata arricchita sia da quelli che sono stati i contributi delle operatrici che dal fatto che questo strumento fosse inserito in un percorso più generale che riguardasse in larga parte anche tanti altri aspetti dell'empowerment socio-economico delle donne coinvolte. In questa presentazione poi più dettagli ovviamente sullo strumento saranno disponibili per chiunque vorrà fare domande, ma le cose che ci premeva sottolineare all'interno di questa presentazione sono questi tre punti di forza che abbiamo un po' riscontrato nell'utilizzo di questo strumento. Intanto che la valutazione non si è limitata soltanto ad osservare la rete per come era all'inizio e per come è stata alla fine, ma abbiamo avuto modo anche di verificare quali fossero le reti relazionali esito sulla base degli obiettivi che le donne si erano poste in un lavoro congiunto con le operatrici, e questo ci ha permesso di tenere in considerazione le singolarità dei vari contesti e delle esperienze individuali. E un'altra analisi molto interessante è stata quella che ha chiamato in causa la rete iniziale e la rete obiettivo, che ci ha aiutato quindi a comprendere meglio quali fossero le preferenze e le possibilità di donne anche provenienti da background diversi che iniziavano a intraprendere un percorso di fuoriuscita dalla violenza.
Il secondo punto è, e qui abbiamo messo un po' di letteratura, il punto che riguarda la centralità del capitale relazionale della donna nei percorsi di empowerment e di fuoriuscita dalle relazioni violente. Appunto, questione molto molto importante, perché è la rete sociale il primo e più immediato canale di, canale di accesso a, alle altre forme di supporto. Il terzo punto di forza è che questi tipi di strumenti ci permettono non solo di raccogliere dati che aiutano a delineare in determinati contesti il fenomeno della violenza di genere, ma possono anche essere molto utili e molto rilevanti per il disegno di un percorso di fuoriuscita specifico, e questo per quello che riguarda il caso individuale. Per quello che riguarda invece il caso generale, anche di policy e misure più adeguate a questo tipo di questioni e di fenomeni. Ok, adesso io concluderò, diciamo, la relazione già presentata dalle mie colleghe, che hanno esplorato, diciamo, quelli che sono gli elementi più importanti poi di tutto il percorso e di tutto il nostro lavoro. Si tratta quindi di fare qualche considerazione più che altro finale sul ruolo di questi strumenti, che possiamo definire sia di intervento ma anche di valutazione, applicati alla pratica progettuale. Ovviamente si tratta di considerazioni che partono anche nel mio caso dall'esperienza del Social Relationship Plan, e in primis direi che bisogna considerare il contesto in cui lo strumento è stato non definito, perché l'ha già detto Flavia, è stato definito in un momento precedente l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ma lo strumento è stato però implementato nel pieno proprio dell'emergenza, quando per i centri era particolarmente difficoltoso mantenere un rapporto diretto con le donne e continuare a fornire il supporto necessario. Per questo, il nostro strumento si è rivelato particolarmente funzionale al periodo, intanto perché è possibile adattarlo, questo l'ha già anticipato la Emma, è possibile adattarlo anche ai nuovi bisogni emergenti, in questo caso ai bisogni di un'epidemia che richiedeva di mantenere un distanziamento definito sociale tra le persone. Lo strumento è stato utilizzato dalle operatrici in modalità a distanza, e questo ha rappresentato certamente una grande risorsa, perché è uno strumento quindi flessibile. Pur con questo, non negando l'importanza di mantenere sempre un rapporto diretto e, se possibile, quindi in presenza fra l'operatore e la donna, tra l'operatrice, perché si tratta di donne, e la donna vittima di violenza, perché è fondamentale. In ogni caso è stata una grande risorsa, dicevo. Lo strumento poi, se pensiamo al contesto in cui è stato implementato, ha accentuato l'attenzione rispetto al tema delle reti sociali, del capitale relazionale delle donne. E noi sappiamo che si tratta di un target particolarissimo di donne che quindi già vivono normalmente un isolamento, perché questa è la strategia di controllo posta in essere dal maltrattante, e che durante il Covid si sono viste ancora più isolate a causa del lockdown forzato, a causa delle quarantene, e quindi a maggior ragione lo strumento di analisi del loro capitale relazionale, delle reti che possono attivare a supporto, si rivela ancora più essenziale, diciamo. Ma soprattutto questo strumento ha un duplice ruolo. Noi l'abbiamo visto nell'ambito del progetto, l'abbiamo voluto appunto con un duplice ruolo. Il primo, che è quello di essere operativo per i centri. Cioè è uno strumento, vero, che è uno strumento conoscitivo di valutazione, ma nasce proprio con la finalità di supportare l'attività concreta di empowerment che i centri svolgono tutti i giorni, insomma, con le donne, che dà veramente sostanza al recupero e alla fuoriuscita delle donne dalla violenza. Per cui, da un lato, questa operatività molto spiccata ha fatto sì che le operatrici se ne siano potute avvalere con facilità, con semplicità, e ha costituito un momento importantissimo di riflessione per le donne rispetto ai loro bisogni, come possiamo dire, alle loro aspettative di relazione, che ben inteso non sono solo amicali o familiari, ma sono anche aspettative di relazione rispetto al mondo del lavoro, rispetto alla comunità in generale, e che quindi si rivelano cruciali poi per attivare un percorso di fuoriuscita dalla violenza che sia realmente efficace.
Questo momento è stato di riflessione in primis e poi di progettazione, come dicevano anche le mie colleghe, di progettazione e quindi di obiettivi nuovi per queste donne, in questo caso obiettivi in termini di reti, obiettivi in termini di cambiamenti positivi nelle loro vite. Il duplice ruolo, quindi di supporto all'operatività dei centri e nel contempo anche di valutazione e di ruolo conoscitivo, perché ci ha permesso appunto di individuare informazioni di cui solitamente chi lavora su questi temi non dispone, perché disponiamo di dati più generali che ci derivano dalle indagini campionarie sui profili sociodemografici delle donne, sulle caratteristiche del maltrattante, del maltrattamento, sulle conseguenze della violenza, tutti dati importantissimi per definire strategie di azione generali importanti ed efficaci, però disponiamo meno di dati che invece riguardano l'individuo, riguardano la donna e i suoi bisogni effettivi. Quindi qua ci troviamo, grazie a questo, all'utilizzo anche di questo tipo di strumenti che nascono nell'ambito quindi della ricerca applicata, a disporre di dati ulteriori che poi possono essere utilizzati sia in forma individuale, quindi per i centri, per affinare gli interventi poi nei confronti di ciascuna donna, che poi in maniera aggregata per definire delle raccomandazioni più di ordine generale in ottica quindi di valutazione dei cambiamenti nel tempo. Posso dire che questo è solo una prima parte del lavoro, l'ha accennato anche Flavia, perché in realtà questo tipo di strumenti può essere applicato ad altri ambiti su cui vertono tutti gli interventi di sostegno delle donne, in primis gli ambiti, l'ambito formativo e l'ambito del lavoro. E quindi proseguire in questa direzione è sicuramente importante, e si tratta di una valutazione al servizio dell'operatività dei centri e al servizio anche in questo caso della crescita, come dicevamo all'inizio, che è una crescita sia individuale per la singola donna che fa parte del percorso, ma anche della collettività e della comunità nel complesso, rispetto proprio al modo di approcciare al fenomeno, a come prevenirlo e anche a come contrastarlo. Molte grazie, ringrazio Daniela. Vi faccio subito la domanda che vi farei dopo, così ci pensate o decidete chi vuole. Ecco, la valutazione è in realtà, appunto, sappiamo bene, un'attività di ricerca scientifica che è su un oggetto vivo. E la pandemia, nell'ambito del vostro studio, del progetto, è stato quell'elemento che ha modificato un po' l'assetto, ma che ha anche consentito di sperimentare, appunto, proprio in corsa la capacità degli strumenti di valutazione più ampi dell'intervento e anche del servizio in un contesto di cambiamento. Allora, se su questo ci volete aggiungere una parola, perché nel vostro contributo siete molto specifiche su questo. Mentre voi pensate a questo, passerei la parola alla seconda relatrice di questa seconda parte della lezione, Valentina La Monica, eccola, con tutti i suoi ricci, presenta un lavoro svolto insieme a Lisa Sella dal titolo Benessere lavorativo negli enti pubblici di ricerca in regime di lavoro agile. EPR è un acronimo che nelle slide vedrete Valentina usa spesso. Quali sono gli enti pubblici di ricerca? Sono, lo dico subito così tolgo la parola a Valentina, tutti quegli enti legati alla rete di ricerca pubblica, come il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Istituto Nazionale di Statistica, ma ci sono anche altri enti minori che fanno parte di questo comparto. Valentina ci parlerà in particolare del benessere lavorativo, quindi ritorna su quel binomio lavoro, benessere e donne. Prego Valentina, le conclusioni sono quasi stravolgenti, prego. Sono d'accordo con te Marco. Allora, buonasera a tutti, come diceva Marco vi presento un lavoro che in realtà è in itinere, nel senso che abbiamo appena iniziato ad analizzare i dati di questo lavoro, che ci ha preso molto più tempo del previsto, perché abbiamo iniziato nella primavera del 2020 con la somministrazione appunto
di una survey agli IPR italiani. Questi enti pubblici di ricerca, come accennato appena ora, sono molti. Noi ci siamo concentrati su tre nello specifico, che sono l'Istituto Nazionale di Astrofisica, di Fisica Nucleare e il CNR. Diciamo che il motivo della nostra focalizzazione su questi tre grandi enti è dettato principalmente dal fatto che sono supervisionati dal MUR. Diciamo che da subito la popolazione noi l'abbiamo ristretta ai ricercatori e tecnologi, proprio perché il nostro interesse in realtà è legato alla produttività scientifica, quindi volevamo proprio capire che cosa fosse successo durante il periodo Covid e il lavoro agile a questa fascia di lavoratori un po' specifici che appunto si dedicano alla produzione scientifica. La metodologia applicata è quella di una CAUI, somministrazione, vi dicevo, febbraio-marzo 2021. Abbiamo dovuto togliere dalla popolazione di riferimento questi 4,8% della popolazione dell'INFN, perché in corso d'opera abbiamo capito che in realtà l'ente aveva permesso loro di lavorare non tanto il lavoro agile, ma di attuare di fatto il contratto collettivo e quindi di svolgere lavoro fuori sede. Per questo motivo abbiamo ritenuto necessario togliere dalla popolazione di riferimento. Lo studio come domanda di ricerca si pone proprio l'intento di investigare quali sono gli effetti del lavoro agile durante questo periodo. Le dimensioni sono molteplici, tant'è che sono differenti i gruppi di ricerca che all'interno dell'IRCRES stanno lavorando su questo progetto. Sono principalmente quattro, diciamo che il benessere è l'aspetto che andremo ad indagare oggi, ma c'è anche tutto un discorso relativo all'impatto ambientale, all'ICT, e quindi a tutta la strumentazione a disposizione del lavoratore, e poi anche all'esperienza del lavoro agile, per capire un po' che tipo di attitudine abbiano questi enti ad aprirsi oppure no al lavoro agile. Dai primi risultati abbiamo fatto un'analisi, una descrizione un po' attenta dei dati con una lettura per genere dei dati. Che cosa ci dice? Allora, diciamo che noi siamo partiti da questo background teorico nel pensare allo studio. L'idea è proprio quella di andare a verificare, se vogliamo, tre elementi principali. Il primo nodo è quello dell'isolamento, isolamento inteso come erosione nel sostegno sociale e come anche necessità di affiliazione all'interno del contesto lavorativo. C'è poi un secondo filone di studio nel lavoro agile, del lavoro da remoto in generale, che è quello del workaholism, cioè questo termine coniato che tutti noi abbiamo sperimentato, di questa fluida, come dire, continuità tra il momento di lavoro e il momento, diciamo, della vita privata e delle attività del tempo libero. La terza dimensione, grande tema, è quello della conciliazione tra famiglia e tempo di lavoro. E, come dire, la letteratura ci dice che la composizione familiare gioca un ruolo molto importante in questo e quindi, come dire, abbiamo voluto analizzare in quest'ottica proprio la questione di genere, perché ci sembrava, mi viene da dire, che insomma in Italia potesse essere effettivamente un'analisi interessante per quello che è il nostro contesto lavorativo e, se vogliamo, il nostro tipo di welfare. Qualche pillola sulla popolazione. Dicevamo prima, appunto, abbiamo questi 2.900 intervistati. Interessante osservare come il 16% della popolazione rispondente in realtà proviene dalla provincia di Roma, quindi se c'è una concentrazione anche degli IPR, questo ce lo fa già capire graficamente, in questa zona del centro Italia. Non ci stupisce, anche se onestamente mi ha messo parecchio l'ansia, vedere quella che è invece la popolazione di intervistati per classe di età, nel senso che c'è una grande concentrazione tra i 45 e i 54 anni. Ricordiamo che noi abbiamo preso in considerazione gli strutturati, quindi tempo determinato, indeterminato, ma comunque strutturati, appunto. Giovani con meno di 30 anni strutturati ne abbiamo trovato uno su 2.921 rispondenti, il che appunto apre già una serie di considerazioni.
Passando un po' a quello che ci diceva anche Marco precedentemente, parlava della mancata presenza anche delle donne in alcune aree disciplinari, ecco, questo grafico lo spiega molto bene, nel senso che proprio nelle scienze matematiche e informatiche di cui parlava lui abbiamo appena il 37% contro il 62% per esempio degli uomini. Discorso molto diverso invece in alcune aree disciplinari molto popolate dalle donne, come quelle delle scienze biologiche oppure le scienze economiche e statistiche, la cui popolazione rispondente è del 62%. Tra le varie questioni che abbiamo posto agli intervistati c'era con quante persone convive nella sua abitazione, proprio per tornare al discorso iniziale, no? L'indicazione della letteratura dalla quale siamo partiti. Allora, il 14,3% dichiara di vivere da solo, sono leggermente superiori le donne che vivono da sole rispetto agli uomini, e rispetto a coloro che convivono con almeno un figlio o un genitore, il 77% convive anche con il partner. Resta però un 14% che in realtà vive con figli o genitori, ma senza il partner. E quindi abbiamo cercato un po' di esplodere questa categoria per capire effettivamente se potessero essere maggiormente esposte alle problematiche del lavorare da casa in un periodo emergenziale come quello che stiamo vivendo. Esplodendo appunto questo 14%, abbiamo visto che il 52% della popolazione che appunto convive con figli o genitori senza partner ha figli, ha tra 1 e 4 figli, quindi comunque ha parecchi figli minorenni. Invece tra il 24%, sempre in questa categoria, 1 o 4 figli maggiorenni, che quindi si presuppone abbiano meno necessità di cura. L'ultimo dato che ci dice ancora questo grafico è che il 25% convive con 1 o più genitori. Questa sarebbe una variabile da indagare maggiormente, perché potrebbe voler dire una cura del genitore se è anziano, oppure un supporto in realtà in un periodo come questo, se non sono anziani, se sono autosufficienti. Quali sono le condizioni che rendono difficile il lavoro agile? Allora, ci sono... E questo è interessante perché il 51% della popolazione ci dice che non ci sono circostanze che rendono difficile lavorare il lavoro agile presso la mia abitazione. Però tra coloro che invece hanno questa tipologia di difficoltà abbiamo il 27% che vive in casa sia con i genitori, sia con i figli, sia con i partner conviventi. Nessuno tra coloro che dichiara di aver avuto delle difficoltà a lavorare a casa vive da solo, e questo è già sintomatico, diciamo, ed è interessante leggerlo tutto sommato con la tabella a fianco. Il 58% dei rispondenti ci dice di lavorare in abitazioni tra i 90 e i 150 metri quadri. Chiaro è che dividere questi spazi con figli, genitori e partner è un conto, e ovviamente viverli da solo è tutto un altro sistema di lavorare. Queste tre tabelle le ho messe insieme perché vale la pena di leggerle un po' in parallelo. Abbiamo chiesto il grado di accordo rispetto ad una serie di enunciati sul lavoro agile, cioè abbiamo chiesto: è una modalità di lavoro che permette di conciliare meglio il tempo di lavoro, e poi il tempo di lavoro e vita privata, e poi è una modalità che, se non attentamente regolamentata, può provocare delle conseguenze negative. Allora, che cosa vediamo? L'80% circa dei rispondenti ci dice che il lavoro agile favorisce la conciliazione familiare, uomini e donne, in questo non c'è una grandissima differenza di genere. Dall'altra parte, il 52% delle donne e il 59% degli uomini ritiene che possa avere delle potenziali conseguenze negative. Questo dato mi ha fatto un po' interrogare sulla questione dell'autonomia del ricercatore, perché... come dire, se non attentamente controllata, regolamentata, presuppone che se qualcuno non controlla il lavoro che sto facendo potrebbe, tra virgolette, degenerare la situazione. La seconda tabella invece ci dice una cosa parecchio interessante, cioè che il 90% dei ricercatori, ricercatrici e tecnologi degli enti pubblici di ricerca non avevano mai sperimentato il lavoro agile e non ne avevano fatto richiesta. D'altra parte, coloro che avevano fatto richiesta, in maggior parte, un pochino di più le donne, il 4,6%, lo avevano già sperimentato. Ecco, a questo piccolo campione abbiamo chiesto, quindi, la sua condizione di lavoro agile, come è stata accolta? È stata accolta con diffidenza da chi, eventualmente, se è stata accolta con diffidenza?
Come vedete, questa tabella ci dice, principalmente due cose. Sia gli uomini che le donne hanno sperimentato una maggiore diffidenza da parte del settore tecnico-amministrativo dell'ente, però la percezione di diffidenza più interessante, secondo me, è quella tra i peer. Quindi le donne soprattutto ci dicono il 21% contro l'1% degli uomini, di fatto quasi due, ci dicono di aver sperimentato diffidenza da parte dei peer. Quindi c'è una situazione di una percezione molto diversa da parte del genere femminile. Velocemente indagando quelli che sono i limiti e i vantaggi, osserviamo la prima osservazione che tra gli uomini e le donne vi è lo stesso identico ordinamento delle modalità in termini percentuali, nonostante fossero randomizzate le modalità di risposta, quindi vuol dire che effettivamente è questo l'ordine, è proprio questo. Il limite maggiormente percepito è l'isolamento, quindi ci va un po' a confermare la teoria di riferimento, mentre meno del 2% ha interpretato l'eccessiva autonomia come un limite, viene piuttosto visto come un punto a favore del lavoro agile. Il maggior vantaggio invece del lavoro agile è quello relativo al risparmio negli spostamenti, soprattutto per gli uomini, e poi c'è il discorso della flessibilità. Per le donne è leggermente più importante, se vogliamo, che per gli uomini. Tema cruciale è quello della conciliazione tempo libero, famiglia e lavoro. In questa parte noi abbiamo chiesto appunto come percepite il vostro tempo libero, cioè è stato facile disconnettervi piuttosto che ho lo stesso tempo libero di prima ma riesco a goderne meno. Insomma, sono state poste una serie di domande. Possiamo vedere che il 61% delle donne osservano una diminuzione del tempo libero e il 35% addirittura ritiene di riuscire a goderne di meno, quindi se vogliamo una doppia difficoltà. Al contrario, gli uomini sembrano percepire meno questo elemento, ma dicono anzi, il 28% ci dice di non ritiene che vi siano stati dei cambiamenti, ma il 44% ritiene addirittura che sia aumentato il tempo a propria disposizione, quindi super positivo in questo contesto l'applicazione del lavoro agile. Come ha influito sul rapporto tra tempo libero e familiare? Sono maggiormente gli uomini a percepire il lavoro agile come strumento per favorire la conciliazione familiare, e sembra anche che le donne riescano meno facilmente a disconnettersi dal lavoro, cioè hanno più difficoltà, appunto forse sentono più fluido quel passaggio dal lavoro alla vita privata di cui parlavamo all'inizio. Infatti il 24% dice di percepire una ridefinizione del tempo lavorativo, ma a discapito di quello familiare e non il contrario. Infine, l'ultima questione che abbiamo posto, sempre nell'ambito una descrizione, insomma, in generale dell'inizio di questo lavoro, è: a seguito della pandemia sarebbe interessato a continuare oppure no l'estensione del lavoro agile? Ed è interessante vedere che l'83% dei ricercatori e tecnologi, indipendentemente dal genere, ci dicono di sì. All'interno di questo 83%, quanti giorni vorrebbero fare? Allora, in media le donne vorrebbero lavorare in lavoro agile meno degli uomini, infatti ci dicono al massimo per 3 giorni l'87% delle rispondenti. Il 20% degli uomini invece resterebbero a lavorare in lavoro agile anche 4-5 giorni alla settimana, quindi praticamente tutta la settimana. Queste due tabelle vanno lette insieme al grafico che vi presento lateralmente. Viene chiesto quant'è il lavoro che si riesce a svolgere in maniera efficace. Il 74% degli uomini ci dice che può svolgere quasi totalità o comunque più della metà delle proprie mansioni ordinarie anche da casa. Le donne ce lo dicono leggermente meno, siamo intorno al 70%. Per chiudere questa prima, diciamo, carrellata di analisi, che però dovrà essere appunto, è un lavoro che è appena iniziato, quindi essendo molto ampio è veramente solo un inizio, ci aspettavamo in tutta onestà delle differenze di genere molto più evidenti. Sono contenute, dobbiamo dire come sono i dati. Le differenze maggiori
in termini di genere, noi le vediamo sul giudizio rispetto al lavoro agile, sui limiti soprattutto, e nel rapporto tempo lavorativo e tempo libero. L'ordinamento dei limiti e dei vantaggi, l'abbiamo detto prima, il fatto che vada nello schema, l'ordinamento sia lo stesso per genere, è molto interessante, nonostante la randomizzazione. I maggiori ostacoli del lavoro agile, invece, e questo risulta evidente da tutte le descrittive che vi abbiamo proposto, derivano dalla convivenza indipendentemente dalle persone con le quali si convive, figli, maggiorenni, minorenni, eccetera, ma la convivenza forzata con altre persone è quella che risulta più problematica per lo svolgimento del lavoro agile. La tabella, quella che ci diceva che l'83% dei ricercatori vuole effettivamente continuare a fare lavoro agile, ci dice che una regolamentazione del lavoro agile non solo è necessaria, ma è fortemente richiesta dai lavoratori degli enti pubblici di ricerca, da entrambi i generi. Ovviamente questa parte è ancora, come dire, in itinere, e quindi stiamo lavorando, facendo delle analisi un pochino più dettagliate, appunto stiamo procedendo con delle multivariate per capire effettivamente meglio tutti questi fenomeni che abbiamo iniziato un pochino a delineare con questa presentazione che vi ho passato oggi. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie a te Valentina, prendo appunto spunto da quest'ultima tua slide nonché richiesta, forse nel procedere con le analisi si può superare insomma il refrain la ricerca è donna, e si può invece capire, provare a vedere che cosa, quali sono, separando la componente femminile, la componente maschile del vostro campione, che cosa porta il benessere rispetto ai due generi. Grazie ancora, saluti alla vostra direttrice che stimo e a tutti i ragazzi. L'ultima relazione di oggi, questo secondo Paolo, è di Monica, che a questo punto non so che cosa potrà dirci, visto che abbiamo un countdown di 12 minuti che ci impone. Monica Andriolo avrebbe dovuto presentare un paper dal titolo La valutazione del welfare aziendale, esperienze in Piemonte in fase di pandemia e sfida per la ripresa. Forse appunto se ti puoi concentrare su il discorso del welfare aziendale come occasione di benessere, credo che è questo rapporto tra donne e lavoro che abbiamo cercato di enucleare anche con gli altri lavori. Prego, Monica. Assolutamente, grazie. Sì, io sintetizzo anche volentieri, perché peraltro ho visto che nelle prossime giornate ci saranno anche delle presentazioni sulla strategia di welfare della Regione Piemonte, che è quella a cui fa riferimento il mio lavoro, sia proprio sulla valutazione del welfare aziendale. Quello che volevo presentarvi io è l'esperienza che sto avendo di lettura di progetti di welfare aziendale, in particolare ne sto seguendo ben sei, all'interno di un bando della Regione Piemonte della strategia We Care. La Regione Piemonte ha definito già dal 2017 questa strategia, che proprio definisce il welfare come asset del processo di sviluppo e di crescita del territorio, e questo è un elemento molto interessante anche da un punto di vista di valutazione di genere, ovvero per poter attivare una lettura di genere dei progetti, perché il benessere è l'elemento centrale. Questo può avere anche delle ricadute non viste così positivamente da parte delle aziende che attivano il welfare, nel senso che il bando che la regione ha pubblicato per interventi di welfare da parte delle imprese piemontesi non ha concesso di mettere in atto dei servizi consueti di welfare, come possono essere dei buoni premi piuttosto che appunto del denaro o dei servizi molto specifici, ma ha chiesto di focalizzarsi su interventi
per la conciliazione dei tempi, per le politiche delle pari opportunità e per il sostegno alla cultura del benessere. Appunto, quindi in qualche modo dando una visione prioritaria, se vogliamo, anche alla dimensione di genere, che è stata ulteriormente facilitata dalle priorità della Regione Piemonte, che sono poi le priorità del Fondo Sociale Europeo, perché questi bandi sono stati emessi appunto col finanziamento del PORFSE, le priorità che sono appunto la pari opportunità e la non discriminazione, la parità tra donne e uomini e lo sviluppo sostenibile. Questo insieme di fattori che ha richiesto anche a tutti i progetti di individuare una figura specifica per queste tre priorità e quindi in particolare anche per la dimensione di genere, ha in qualche modo facilitato l'attenzione dei progetti a questa dimensione, anche se c'è da notare che molti, in qualche modo come poteva anche essere temibile, l'hanno applicata in modo così generico, mettendo comunque all'interno di alcuni interventi, soprattutto informativi, di sensibilizzazione del personale interno al welfare stesso, alcuni accenni così generici a quello che può essere l'ambito delle pari opportunità, della conciliazione. Così come anche un altro elemento che può essere in qualche modo visto non negativamente ma con dei limiti è quello di definire la conciliazione soltanto come la risposta a necessità che sarebbero solo delle donne, appunto, di curare i figli, curare gli anziani, e non attivare invece delle modalità più di accordo appunto tra donne e uomini. Però anche il coinvolgimento di istituzioni di parità, che è stato appunto richiesto dai progetti, ha in qualche modo attivato, soprattutto in quelle aziende che avessero già delle relazioni con comitato imprenditoriale femminile, per esempio, piuttosto che associazioni imprenditoriali femminili, ha attivato degli impulsi positivi che si sono in qualche modo allargati anche ad altri progetti, grazie alla possibilità di rete, di relazione tra i progetti stessi che appunto la Regione metteva in evidenza. Quindi tutti questi fattori, secondo me, sono importanti, sono stati letti con diverse modalità all'interno di ciascun progetto, anche perché i diversi soggetti che hanno proposto questi progetti hanno sensibilità differenti. Per esempio, il commercio ha una sensibilità più per le piccolissime dimensioni che ha delle difficoltà anche di welfare, mentre l'industria ha più una capacità di dialogo, per esempio, con il sindacato e quindi anche di contrattazione. Appunto, tutti elementi che hanno una grande ricaduta sulla dimensione di genere. Però quello che volevo appunto mettere ancora in luce, e così chiudo, è stato lo sforzo che molti soggetti hanno fatto, forse anche appunto molte di queste imprese hanno fatto, anche stimolate appunto da questa relazione con le associazioni femminili, piuttosto che con delle esperte all'interno dei loro progetti, di esperte di pari opportunità, a superare appunto lo sforzo, a superare delle modalità stereotipate, cioè quelle che vedono soltanto appunto lo smart working come più adatto in qualche modo alle donne, perché così possono avere più tempo per i figli o per la cura, o anche delle dimensioni di interne all'azienda, perché una cosa molto interessante che è venuta dai partecipanti, quindi dai beneficiari proprio del welfare aziendale, dai dipendenti, è stata l'attenzione all'interrelazione, quindi al in qualche modo rendersi conto reciprocamente delle esigenze degli uni e delle altre, e questo credo che sia un risultato particolarmente interessante. Scusate, ho sintetizzato, non vi ho parlato della metodologia perché non c'è tempo, ma
c'è il paper, se volete, mi sembrava interessante mettere in luce questi aspetti. Finito. Grazie, concludo la mia attività di discussant suggerendo anche a te di analizzare, continuare la tua analisi valutativa, approfondendo l'ambito, l'azione del welfare manager, in particolare forse proprio nei rapporti con le consigliere di parità, perché secondo me esatto. Questo potrebbe costruire. Veramente abbiamo 4 minuti di tempo, chiedo a tutte le relatrici di accendere se possibile la loro camera, soprattutto come una fotografia finale. Credo che di benessere e di crescita legate alle politiche, al genere e alle pari opportunità sia un compito in cui siamo chiamati tutti in causa. Gli interventi perché sono stati presentati mostrano che non solo le amministrazioni, non solo i governi, non solo le imprese, ci diceva Monica adesso, non solo la società civile ci aggiornavano le colleghe dell'IRSE e anche la stessa esperienza del Fiume del Daniele, ma anche i cittadini singoli e le cittadine singole, e qui ritorno al comune bresciano, e tutta l'attività di ricerca può, e quindi mi riferisco agli enti di ricerca, può fondamentalmente avere un compito per agire verso un cambiamento culturale che iniziative come quella che abbiamo in qualche maniera celebrato oggi, ecco, rappresentano un avanzamento nella produzione e nell'applicazione soprattutto di conoscenza scientifica attraverso la chiave della ricerca valutativa.